Buonasera a tutti, un abbraccio, un saluto affettuoso, la gioia di poter dialogare con voi in diretta, grazie all'emittente e grazie al Signore che ci permette di stare insieme anche questa sera. Perdonate qualche attimo di ritardo, ma è dovuto a tutta una serie di preparativi. Intuite già, vedete dalla foto, il dialogo che abbiamo avuto in diretta meno di un mese fa, esattamente, anzi come oggi, un mese, 14 gennaio, 14 febbraio, con Papa Benedetto XVI. La notizia shock, è inutile che io ve la dica o ve la commenti nell'aspetto iniziale. Entreremo nel merito spirituale, culturale, sociale di questo evento durante questa trasmissione. Comincio chiedendovi venia della mia voce. È una voce rauca, cavernosa un poco, perdonatela. Ma la bellissima cittadina di San Polo che ci ha ospitato, l'abbiamo visitata in giorni freddissimi, non il paese è stato cordialissimo e caldo. Calda la casa in cui siamo stati gentilmente accolti, una casa di una famiglia che l'ha messa cordialmente a disposizione. Ma le giornate erano fredde e specialmente nella serata di sabato, nelle visite alle aziende, agli ammalati, al cimitero, mi sono preso un po' di freddo, ecco allora, però volentieri, volentieri sono lieto di parlare con voi. Poi mi auguro altrettanto di ascoltarmi, anche se la voce non è perfetta, ma non importa, anzi direi che per un evento come quello che stiamo per dialogare e commentare insieme, questa voce ci richiama di più alla essenzialità delle cose. L'evento è stato così immenso, così grande, che non possiamo non farne parola forte, chiara, bella, positiva, lucida, attraverso una serie di letture. Prima di tutto vi leggerò adesso il testo con cui il Papa ha commentato e ha dato l'annunzio alla sua decisione. Secondo un filmato molto bello preparato dalla nostra redazione La Sorgente, che ci ha aiutato a capire attraverso una decina di immagini per 12-13 minuti il cammino che questo Papa ha vissuto anche con noi, partendo proprio dalle cose che ci ha detto nell'udienza del maggio, 18 maggio dell'11. Poi avremo modo, mi auguro che quest'oggi possiate cordialmente partecipare come tante volte avete fatto. Che cosa dite voi di questo evento? Come lo leggete? Cosa vi ha lasciato nel cuore? Quali sentimenti provate o avete provato? Ecco, preparatevi già subito le risposte, gli interventi, le riflessioni, le preghiere, le paure, le intuizioni, le trepidazioni, ditecelo, il numero tra poco vi sarà già dato e voi abbiate la cortesia, se desiderate, brevi ma succosi e rapidi, frequenti interventi. L'ultima cosa vorrei dirvi, ci sarà un vaticanista che voi sentite tante volte alla radio che commenta i fatti della Chiesa, vaticanista della radio che si chiama Raffaele Luise. Tante volte l'avete sentito alle 8 del mattino o lungo la giornata per i fatti più grandi. In questi giorni ovviamente è oberato, però gentilmente poco fa l'abbiamo chiamato, lo chiameremo a metà trasmissione e ci dirà l'impressione dell'incontro che lui ha avuto specialmente ieri con il mondo della Chiesa a proposito della situazione della Chiesa oggi. Sapete che ieri il Papa ha strigliato la Chiesa, più che la Chiesa, certi ambienti della Chiesa, ma ci ha detto anche che è Cristo ed è di Cristo la Chiesa. Ecco, tante cose. Raccoglieremo alcuni messaggi finali di speranza, ma soprattutto di preghiera. Direi che solo agli occhi di Dio, alla luce della fede, con il cuore stesso di Dio, gli occhi suoi, potremo leggere
con gli occhi di Dio il nostro momento storico. I segni dei tempi che Papa Giovanni ci ha dato la grazia di scoprire e di riscoprire, che il Concilio, precisamente la Gaudium Spes, precisamente al numero 4, espressamente nomina i segni dei tempi da leggere, interpretare, farne forza e valenza per un futuro di speranza. Questi segni dei tempi diventano sempre più attuali. Uno di questi segni dei tempi è proprio questo. Vedete la foto? La foto riguarda il Papa nell'udienza che ci ha concesso come Vescovi del Molise e dell'Abruzzo esattamente il 14 di gennaio, un mese fa esatto come oggi. Non possiamo che esserne trepidanti e ovviamente il paragone andrà talvolta anche alla figura di Papa Celestino, il santo molisano più illustre, la figura che più ha reso celebre questa terra, il figlio più grande delle nostre colline. Voglio dirvi grazie di quello che potrete ascoltare, partecipare, soprattutto pregare insieme. E allora vi dico, sentite quello che ha detto il Papa. Sono passate da poco le 11:30 dell'11 febbraio, quando Benedetto XVI dice in latino, ecco, Coscientia mea, iterum, atque iterum, coram Deo, esplorata, ad cognitionem certam perveni, vires mea, in gravescente etate, non iam aptas esse ad munus petrinum, eque administrandum. Ed ecco allora vi dico in italiano. Fratelli carissimi, vi ho convocato a questo concistoro non solo per le 3 canonizzazioni, ma anche per comunicarvi una decisione di grande importanza per la vita della Chiesa. Dopo aver ripetutamente esaminato, latino ancora più esplicito, iterum atque iterum, cioè di nuovo e sempre di nuovo, cioè ripetutamente in maniera densa, prima e poi dopo, si sente dentro il travaglio di quest'uomo, iterum atque iterum, continuamente e ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l'età avanzata, ingravescente etate, un aggettivo formidabile, senti il peso dell'età, grave, ingravescente etate, cioè qualcosa che ti ha appesantito, che ti ha creato la difficoltà a camminare, come una rete che si avviluppa attorno ai passi tuoi, ingravescente etate, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l'età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino. Già viene raccontato che questo annunzio mise già in fibrillazione i primi telefonini. Qualcuno aveva una conoscenza perfetta del latino anche tra i giornalisti, immediatamente ha messo in allarme. Sono ben consapevole che questo ministero, per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Capite? Che grandezza d'uomo. La esperienza di Pietro, la guida di questa realtà, si attua sia con le parole, con le opere, con la sofferenza e con la preghiera. Tuttavia, con saggezza, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede, per governare la barca di San Pietro e annunziare il Vangelo, è necessario, diciamo, non solo le opere, non solo le parole o la sofferenza, la preghiera, ma anche il vigore sia dell'animo che del corpo. Vigore, aggiunge il Papa, che negli ultimi mesi in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato. E già si intuiva qualcosa un mese fa.
Perché quando io li chiesi delicatamente e direi insistendo di poter riprendere in mano la proposta nostra fatta tempo fa di venire in Molise, lui mi guardò con un sorriso, quasi un, come dirci, non chiedetemi troppo, guardate bene, intuite da soli che non è per me possibile, ci verrei. Ecco, occhi di amore ha espresso, occhi di luce, di simpatia, di empatia, ma anche di saggezza, di santo realismo. Si intuiva che qualcosa nel suo cuore, c'era qualche domanda più grande, qualcosa che lo teneva dentro. Io mi immagino questi mesi, queste settimane, questi giorni prima dell'11. Mi chiedo se avrà dormito, se avrà riposato o se avrà avuto dentro il cuore un peso così grande da chiederci veramente come avrà fatto a trovare la forza, se non in Dio, se non nella fede, se non nella certezza di sentire che la barca di Pietro è affidata alla mano di Dio. Per questo aggiunge, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare, eccola la frase, dichiaro di rinunciare al ministero del Vescovo di Roma, successore di San Pietro, a me affidato per mano dei cardinali il 19 aprile del 2005, in modo che dal 28 febbraio del 2013 alle ore 20 la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante. Ecco l'annuncio tecnico. 28 febbraio ore 20 sarà vacante e dovrà essere convocato da coloro a cui compete, Cardinale Camerlengo, il conclave per l'elezione del nuovo Sommo Pontefice. Carissimi fratelli, sentite il tono commovente di chi lascia. Tra le lacrime del cuore, consapevolmente però capace di dire un riaffido. Vi ringrazio di vero cuore per tutto l'amore e il lavoro con cui avete portato con me, e si rivolge ai cardinali, ma lo dice a tutti gli uomini di buona volontà, il peso del mio ministero. Chiedo perdono per tutti i miei limiti. Non i difetti, come ha tradotto rapidamente qualcuno, no, per tutti i miei limiti, perché il testo latino si esprime meglio così, si traduce non difetto, ma limite nel senso qualcosa di implicito, non di oggettivo. Ora affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo sommo pastore, nostro Signore Gesù Cristo, e imploriamo la sua Santa Madre Maria affinché assista con la sua bontà materna, i padri cardinali nell'eleggere il nuovo Sommo Pontefice. Per quanto mi riguarda, anche in futuro, ecco la conclusione meravigliosa, vorrò servire di nuovo e di tutto cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio. Non sbatte la porta, non se ne va, non fugge, resta. E serve la Chiesa in modo diverso, non più da Papa, ma da Cardinale, come Vescovo emerito della Chiesa di Roma. E sentiremo comunque presente nel cuore la sua infaticabile presenza, la sua preghiera. Padre Santo, ti diciamo grazie. Ti diciamo grazie per tutto. In particolare, io te lo dico per tre cose. Primo, perché hai avuto un'immensa grandezza nel cuore, una libertà sconfinata. Non ti sei adeguato alle misure umane, alle logiche mondane, ma hai scelto secondo il cuore di Dio. Secondo, perché con questo gesto hai detto a tutti che anche tu sei fragile come tutti, sei fatto di carne, come me, come te,
noi vescovi in particolare ci sentiamo più sollevati, più amici, più condividenti, capaci però anche di capirti e di essere capiti da te. Come ci hai detto quel giorno in udienza, quando hai detto sono contento di sentire che voi mi siete vicino, sappiate che anch'io come Papa vi sono vicino. E ci hai aggiunto la parola trasforma, la parola di Dio trasforma, l'adorazione eucaristica sostiene, l'unità ci avvicina, la cura della pastorale familiare dona vita a tutti. Le quattro grandi consegne, ve le ridico, la giallidissima oggi hanno il sapore di un testamento e penso ancora meglio di trascriverle in grande. Primo, la parola di Dio trasforma, l'adorazione eucaristica sostiene, l'unità ci avvicina, la famiglia dona vita. Grazie poi perché con questa tua scelta ci hai anche indicato che ti fidi di noi, ti fidi dei giovani, ci hai insegnato un metodo, a non restare attaccati alla sedia, a non dire io sono indispensabile, anche tu ci hai detto, non siamo indispensabili. Non dite più, carissimi sacerdoti, lo dico perché proprio questa sera ho avuto una chiara risposta davanti a un problema in una parrocchia. Non dite più la mia parrocchia, non c'è la mia parrocchia. C'è la parrocchia di Dio, c'è la chiesa di Dio. Auguro veramente che quando tu dici a un prete puoi lasciare la tua parrocchia, non ci siano chi si offende, non ci sia chi dice no, lei mi fa una richiesta indegna per me, io sono un personaggio. No. Vedete che anche il Papa ha avuto l'umiltà di dire lascio, senza rimpianti, con le lacrime agli occhi. E nel cuore, ma non con i rimpianti, ma fidandosi di Dio, perché di Dio è la Chiesa. Ultima cosa, mi pare bello in queste quattro cose che maturo nel cuore, è uno sguardo al futuro. La Chiesa ne guadagnerà. Grazie, Santo Padre, perché ci avete detto che il peso del pontificato si deve e si può portare meglio se si porta insieme. È un rilancio della collegialità. Ecco ora, collegialità, umanità, umiltà, preghiera, obbedienza, sono le cose grandi, che del resto ho vissuto Papa Celestino. 3 anni fa scrivemmo un libretto che si è dimostrato oggi profetico a proposito di Celestino, ma probabilmente torneremo nella seconda parte. Solo questo voglio dirvi, una frase meravigliosa di Paolo VI, che commentando la figura di Papa Celestino in un incontro particolare, rovesciò la famosa frase tremenda, personalmente anche durissima, che Dante scrisse nella celebre La Divina Commedia: per viltade fece il gran rifiuto. Forse non è nemmeno lui, ma lasciamola come la tradizione dice, per viltade. Ebbene, sapete cosa disse Paolo VI? Riferendosi a questo grande Papa, Papa Celestino, disse per virtude, provate a vedere le due cose, per viltade lo annulla quest'uomo, per virtude lo esalta. Oggi comprendiamo la scelta che ha fatto Papa Benedetto, rilancia in pieno la figura di Papa Celestino. E anche noi che dicevamo sì, però, oppure le bigucce personali, è mio, è tuo, è di qua, è di là, è nato qui, è nato lì, ma che ce ne importa, scusate. La figura sua è ancora più grande, ma è grande perché l'uomo vero sa riconoscere il suo tempo, le sue risorse, i suoi limiti, lo dice nel testo, la sua realtà, e sa dire quando è il momento di dire sì. Nel luglio 1294, il 19 di aprile 2005, è quando è il momento di dire no, quando obbedisco e quando lascio, quando ascolto la voce della Chiesa, quando ascolto la voce della mia coscienza. Il 13 dicembre del 2005.
1294 e oggi, nel nostro tempo, 11 di febbraio 2013. Ecco, due date che si assomigliano. Ripeto, luglio 1294, 19 di aprile 2005, 13 dicembre 1294, l'esperienza di questi giorni. Io ora vi affido il filmato, molto bello. Provate a vederlo. Grazie. Ringrazio la nostra sorgente. Ecco, vi affido il filmato. Perdonate la mia voce ancora. Saluto voi fedeli dell'Arcidiocesi di Campobasso Poiano. Accompagnate dal vostro Arcivescovo Monsignor Giancarlo Maria Brigantini. Possa questa visita alle tombe degli Apostoli apportare ricchi frutti spirituali alla vostra comunità diocesana. Padre Santo, come posso trovare la forza per scelte coraggiose? E chi mi può aiutare? Ecco, cominciamo forse con questa parola dura per noi, rinunce. Rinunce sono possibili, anche diventano alla fine belli, se hanno un perché. E se questo perché giustifica poi anche la difficoltà della rinuncia. San Paolo ha usato in questo contesto l'immagine delle Olimpiadi e degli atleti impegnati per le Olimpiadi. Dice, loro per arrivare finalmente diciamo, oggi alla medaglia, in quel tempo alla corona, devono vivere una disciplina molto dura, devono rinunciare a tante cose, devono realmente esercitare questo sport che fanno. E fanno grandi sacrifici, non ci perché hanno un perché e vale la pena, anche se alla fine forse non sono tra i vincitori, tuttavia è una bella cosa aver disciplinato se stesso e capace di fare queste cose con una certa perfezione. E lo stesso che vale con questa immagine di San Paolo per le Olimpiadi, per tutto lo sport, vale anche per tutte le altre parti della vita. Una vita professionale buona non posso raggiungere senza rinunce, senza una preparazione adeguata che sempre esige una disciplina, esige che devo rinunciare a qualche cosa. E così via anche nella arte, in tutti gli elementi della vita. E se noi comprendiamo tutti che per raggiungere uno scopo, sia professionale, sia sportivo, sia artistico, culturale, dobbiamo rinunciare, imparare per andare avanti, proprio anche l'arte di vivere, di essere se stesso, l'arte di essere un uomo, esige rinunce e le rinunce vere che ci aiutano
a trovare la strada della vita, l'arte della vita, ci sono indicate nella parola di Dio. Santità, in questo silenzio, dov'è Dio? Da una parte dobbiamo sopportare questo silenzio di Dio anche per poter capire i nostri fratelli che non conoscono Dio. Dall'altra, con lo Salmo, sempre di nuovo gridare a Dio, parli, ti mostri. E senza dubbio nella nostra vita, se il cuore è aperto e attento, possiamo trovare i grandi momenti dove realmente la presenza di Dio diventa sensibile per noi. Mi ricordo in questo momento di una piccola storia che Papa Giovanni Paolo II ha raccontato negli esercizi in Vaticano quando non era ancora Papa. Ha raccontato che dopo la guerra è stato visitato da un ufficiale russo che era un scienziato e gli ha detto: da scienziato sono sicuro che Dio non esiste, ma se mi trovo nella montagna con la sua maestosa bellezza, con la sua grandezza, sono ugualmente sicuro che il Creatore esiste e che Dio esiste. La bellezza della creazione è una delle fonti dove realmente possiamo toccare la bellezza di Dio, possiamo vedere che il Creatore esiste e è buono, che è vero quanto la Sacra Scrittura dice nel racconto della creazione, che Dio ha pensato e fatto col suo cuore, con la sua volontà, con la sua ragione questo mondo e lo ha trovato buono. È buono, noi dobbiamo essere buoni, dobbiamo avere il cuore aperto per la presenza di Dio. San Paolo continua: non conformatemi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare. Non conformatevi a questo mondo. C'è un non conformismo del cristiano che non si fa conformare. Questo non vuol dire che noi vogliamo fuggire dal mondo, che noi non interessa il mondo, al contrario. Vogliamo trasformare noi stessi, lasciarci trasformare così il mondo. E dobbiamo tenere presente che nel Nuovo Testamento, soprattutto nel Vangelo di San Giovanni, la parola mondo ha due significati, ci indica quindi il problema e la realtà della quale si tratta. Mondo da una parte, il mondo creato da Dio, amato da Dio fino al punto di dare se stesso, il suo figlio, per questo mondo. Il mondo è creatura di Dio, Dio lo ama e vuole dare se stesso perché il mondo sia realmente creazione, risposta al suo amore. Io non so neanche cos'è la vita eterna, non riesco ad immaginarmela, ma una cosa la so: non voglio buttare la mia vita, voglio viverla fino in fondo e non da sola. Ho paura che questo non avvenga. Ho paura di pensare solo a me stessa, di sbagliare tutto e di ritrovarmi senza una meta da raggiungere, vivendo alla giornata. È possibile fare della mia vita qualcosa di bello e di grande? Amare Dio suppone conoscere Dio, riconoscere Dio. E questo quindi è il primo passo che dobbiamo fare, cercare di conoscere Dio. E così sappiamo che la mia vita non è per caso esistente, non è un caso. La mia vita è voluta da Dio, dall'eternità. Io sono amato, sono necessario, Dio ha un progetto con me. Nella totalità della storia un progetto proprio per me, la mia vita è importante, anche necessaria, e l'amore eterno mi ha creato in profondità e mi aspetta.
Quindi questo è il primo punto, conoscere, cercare di conoscere Dio, così capire che la vita è un dono, che la vita, che è bene vivere. E poi l'essenziale è l'amore. Amare questo Dio che mi ha creato, che ha creato questo mondo, che governa in tutte le difficoltà dell'uomo, la storia, e che mi accompagna. E amare il prossimo. I 10 comandamenti ai quali Gesù nella sua risposta accenna sono solo una esplicitazione del comandamento dell'amore, sono, per così dire, regole dell'amore, indicano la strada dell'amore con questi punti essenziali: la famiglia come fondamento della società, la vita da rispettare come dono di Dio, l'ordine della sessualità, della relazione tra uomo e donna, l'ordine sociale e finalmente la verità. Questi elementi essenziali esplicitano la strada dell'amore, come realmente amare e trovare la via retta. Io sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Grazie al bellissimo servizio del nostro studio La Sorgente, commovente, alcune immagini, alcune risposte, alcune attualizzazioni sulle grandi domande sulla vita, sul senso di Dio, sul suo silenzio, sul gusto e la capacità di cogliere l'interno della vita, il suo mistero, l'enigma della morte. Anche in questi giorni abbiamo avuto lutti in case di amici a cui siamo legatissimi, vogliamo esprimere a loro la nostra fraterna, paterna condivisione, il mistero della vita nel suo silenzio, l'enigma di Dio. Allora, adesso sentiamo questo vaticanista, Raffaele Luise, tante volte l'avete sentito, mi auguro che sia possibile tecnicamente il collegamento. Se lui interverrà, io gli farò alcune domande e poi continueremo nel dialogo insieme per quanto ci sarà dato. Perché è così, ecco, forse già possibile. Pronto? Sì, buonasera, Monsignor Bergantini. Oh, carissimo Raffaele, grazie di cuore che lei ha potuto risponderci e darci dal vivo cosa si respira in Vaticano in questi giorni, come vivono il mondo dei giornalisti questa inattesa e sconvolgente storia. Devo dire che il mondo dei giornalisti, che è un mondo un po' cinico, attento a vendere la notizia, questa volta è stato colpito anch'esso dalla novità travolgente, storica sicuramente, certo. Dal significato profondo, diciamo che sprigiona conseguenze estremamente nuove ed importanti.
quindi questo già è un dato importante che va a saldarsi anche con l'atmosfera che si vive anche in Vaticano, dove la sorpresa e la necessità di far fronte a tanti livelli con una realtà totalmente nuova che impatta direttamente il Vaticano, è vissuta anche con grande riconoscenza nei confronti del Papa fragile che ha compiuto un gesto di grandissimo coraggio e grande forza, e con ammirazione appunto. Volevamo chiederle, ma nessuno veramente sapeva praticamente nulla? Lo sapevano pochissime persone, lo sapeva da qualche mese il segretario di Stato per forza di cose, sì. E lo sapeva il segretario del Papa. Ecco, insieme a questi due probabilmente lo sapeva il fratello Georg, sì. del Papa. È stata una notizia che il Papa ha saputo conservare, diciamo, gelosamente, cuore. Giustamente, alla luce del gravissimo scandalo di Vatilix, in cui proprio all'interno dell'appartamento pontificio si è prodotto un orribile tradimento del Papa. Grazie. E che si dice del futuro, secondo lei? Che cosa si... Come si vive, secondo lei, in prospettiva? Per esempio, lei in un servizio parlava dell'aumento della logica della collegialità in futuro, positiva. Lei che ci vuole spiegare bene questo concetto? Sì, sì. Naturalmente bisogna fare i conti con quello che la Curia dirà, come risponderà concretamente, se recepirà, ma io non credo che lo farà nell'immediato, traducendo questo atto di, diciamo, di papato a termine in un vero e proprio papato a termine, come per i cardinali vescovi potrebbe essere stabilito un termine anche per questo in prospettiva per il Papa, non ci sarebbe niente di male. Probabilmente la Curia farà un po' quadrato contro questo gesto profetico che tuttavia ormai ha già aperto di per sé, non si può fermare, una realtà nuova, come ha sottolineato lo stesso osservatore romano. Questo gesto del Papa apre prospettive nuove. E quali sono queste prospettive? Intanto questo gesto che non vincola necessariamente i suoi successori, e naturalmente però si offre come una importantissima prima volta. E in secondo luogo si pone come necessità per una persona, non solamente per un papa debole, una persona debole e anziana, ma per una persona sola, la incapacità di far fronte che è un peso. Alla complessità del mondo contemporaneo e delle sue sfide, che sono anche di scristianizzazione, di forte esigente secolarizzazione. Benissimo. E quindi una persona sola, chiedo scusa, certo. Difficilmente ce la farà a confrontarsi, e allora dovrà assolutamente aprirsi, e nelle cose ormai, alla collegialità, quindi a un sinodo che non sia solamente consultivo, ma deliberativo, come era stato desiderato dalla maggioranza del Vaticano II. Scusi, ecco, volevo chiederle anche come... che forza ha avuto ieri l'analisi piuttosto severa che il Papa ha fatto sulla Chiesa, sia nella liturgia delle ceneri che in udienza? Ma l'impatto della sua critica, che era una critica alla Chiesa nel suo complesso, ma soprattutto era una critica mirata alla Curia di Roma, i cui cardinali e vescovi aveva di fronte, soprattutto quando nel pomeriggio ha presieduto il toccante rito, non a caso il rito della conversione, il rito delle ceneri. Le sue parole sono state fortissime, e tanto più forti in quanto sono cadute, inserite in un contesto altamente emotivo, drammatico. Fortissimo.
Io vi chiedo scusa. La ringraziamo, gli chiediamo scusa noi se di colpo l'abbiamo distolta dal suo impegno, so che deve fare tanti servizi, però la ringraziamo tantissimo. Noi ci premuriamo di avere la sua voce, anche magari i suoi scritti in seguito, proprio in questi giorni. Ci accompagni con qualche intervento, noi le saremo grati e la disturberemo ancora. Grazie di vero cuore a Raffaele Luise. E ora vorrei avviarmi alla conclusione. Non so se c'è qualche telefonata, perché sento squillare i telefoni, ma forse i tempi sono ancora pochi. Non so se c'è qualcosa, però mi pare bello concludere, avviarci alla conclusione con il recupero di questo gesto meraviglioso, delle parole finali. Per quanto mi riguarda, anche in futuro, vorrò servire di tutto cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio. Ecco, io ogni settimana vado a Faifoli dalle scuole di clausura, domani mattina ci andrò, ed è commovente, guardate, sentire. Ecco, c'è una telefonata, giustamente, diamo poi la conclusione e la buonanotte ve la dico dopo. Pronto? Buonasera, eccellenza. Buonasera. Pronto? Allora, io da tanto più forte, più forte. Non seguo questa trasmissione, però lei ci ha fatto una domanda questa sera. E io la ringrazio che lei risponda. Lei ci chiede quali sentimenti sì. avete provato di fronte alle dimissioni del Papa. Si è parlato di un atto di umiltà. Sì. Io non sono d'accordo su questa definizione. Perché? Senza coinvolgere Freud o il suo discepolo Jung e tantomeno il suo lontano predecessore Papa Celestino, che diede il suo assenso perché non fosse ancora vacante il soglio di Pietro, e non chiamiamo in causa Dio, ma soltanto l'umana debolezza, l'incapacità di seguire l'esempio di Cristo. Padre, sì. se è possibile, allontana da me questo calice, ma non si faccia la mia, ma la tua volontà. Questa è la vera umiltà, l'abbandono totale alla volontà di Dio. Certo. Un pastore non abbandona le sue pecorelle. Giovanni Paolo II ha lottato fino all'ultimo istante. E così Pio XII, per non dimenticare Papa Giovanni XXIII. La Repubblica titolava oggi: il Papa accusa Chiesa deturpata. E questa è l'altra amara realtà, la più vera. La Chiesa è diventata per me una torre di Babele. Albert Einstein disse: nulla di prezioso nasce dall'ambizione e dal puro senso del dovere, ma piuttosto dall'amore e dalla fedeltà a uomini e cose. L'amore è la bellezza dell'anima. Scrisse Sant'Agostino. Sì. Perché l'amore è diventare l'altro. In questo momento così doloroso cerchiamo di non essere ipocriti, perché Dio ha detto: chi vuole seguirmi prenda la sua croce e mi segua. Certo. Grazie. Grazie a Isabella che ha ripreso e sono lietissimo, lo attendevo. A dire il vero mi attendevo oggi, mi aspettavo un intervento grandemente qualificato come poco fa ci ha espresso. Chiaramente è molto bella questa lettura di Padre nelle tue mani, abbandono, mi affido, mi riaffido.
questa lettura anche critica sulla Chiesa, sulla base di quello che il Papa ieri ha detto, che Raffaele Luise ci ha indicato, che ci serve non come atto di accusa, ma come atto di nostra purificazione. Ci ha chiesto di non essere ipocriti, ipocriti non siamo, ma siamo persone che colgono fino in fondo gli eventi e li leggono non in senso accusatorio, ma in senso purificatorio. Ecco, ripeto, non è accusatorio, ma purificatorio quanto è avvenuto, proprio per questo amore e fedeltà verso l'altro che ci è stato espresso da Isabella. Io credo che il gesto del Papa vada letto così, profondamente spirituale. Certo, ha avuto anche dei riflessi, delle ragioni, delle modalità di natura ecclesiale, però fondamentalmente il suo cuore. Però un'ultima cosa aggiungo, non si devono mettere in contrapposizione Papa Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI. Tutti e due sono rimasti sulla croce, tutti e due, in modo diverso, ma tutti e due, anzi, tra i due, forse il cuore di Papa Benedetto ha pianto e ha sofferto di più del cuore di Papa Giovanni Paolo II. Lui ha sofferto soprattutto nel fisico, quel terribile morbo del Parkinson che lo aveva ormai devastato, era evidentissimo. Ma il cuore di Papa Benedetto deve aver sofferto ancora di più. Anche lui è rimasto sulla croce. A un certo punto, però, nella sua coscienza, di fronte a Dio, consapevolmente, ha compreso, come ha detto lui, iterum atque iterum. C'è dentro il dramma di un uomo che per mesi, iterum atque iterum, coscienza mea, coram Deo, esplorata davanti a Dio. Esplorata vuol dire che se l'ha scavata dentro questa domanda. Iterum atque iterum, coram Deo, esplorata. Ad cognizionem certam, sono arrivato a una consapevolezza piena che le mie forze, in gravescente etate, l'età, come dicevo prima, che mi ha aggravato la vita per la dovuta realtà, 85 anni, 86 tra qualche settimana, capite bene, pensate i nostri nonni, pensate il peso, pensate le situazioni, non sono più adatto ad amministrare adeguatamente, perché non basta più né la sola parola, né l'opera, né la preghiera e nemmeno l'esperienza interiore. Occorre anche un vigore, quel vigore che dice il Papa in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero petrino a me affidato. Anche lui è rimasto sulla croce. Sono due modi differenti di sostenere il peso della croce rovesciata, queste le immagini finali, ed è bello chiudere con quella immagine che abbiamo visto. Pietro è travolto dalla morte, ma la Chiesa nasce come il chicco di grano da quel Cristo Gesù schiacciato sulla croce, da Pietro schiacciato visibilmente sulla croce, ma da lì, da quella umiliazione nasce la risurrezione. La Chiesa mai come oggi è faro di speranza, mai come oggi è grande, ed è bello, guardate, poter chiudere così. Come diceva il Papa ieri, rileggo quello che mi sostiene e mi illumina: la certezza che la Chiesa di Cristo, che non le farà mai mancare la sua guida e la sua cura, la Chiesa di Cristo non le farà mai mancare la sua guida e la sua cura. Questo è il pensiero della buonanotte che io vi lascio, chiedendovi tantissima, tantissima preghiera, perché la Chiesa di Cristo attraversi questo tempo di grazia come tempo di rinnovamento, di novità assoluta, di un Dio che nel suo spirito mai si stanca di aprirci orizzonti nuovi, carichi di luce e di speranza. Grazie e buonanotte.